Buongiorno amici, buongiorno! Allora, qui ci sono 6 gradi, inverno, fa freschino, infatti siamo belli vestitilli, scarpe antipioggia perché oggi danno anche pioggia e stiamo partendo alla scoperta di Oslo. Qui prendiamo la metro che abbiamo proprio vicino al camper, area sosta camper tattica, e niente, ci vediamo dopo a Oslo. Ciao a tutti e bentornati sul canale per la seconda parte del video del nostro viaggio verso nord. Tra l'altro, se vi siete persi la prima parte, ve la mettiamo in sovraimpressione. Nonostante sia la capitale della Norvegia, Oslo è una città a misura d'uomo, senza traffico e praticamente senza inquinamento. Infatti, quando siamo stati noi ad Oslo nel 2019, era stata appena eletta capitale europea green. Infatti, in giro per la città si vedono praticamente solo auto elettriche. La prima tappa della nostra visita alla città di Oslo è stata all'Opera House. L'Opera House è la sede dell'Opera Nazionale Norvegese ed è un edificio che è stato inaugurato nel 2008, la cui forma riprende chiaramente quella di un iceberg che emerge dai fiordi. L'edificio al suo interno è molto bello di design, quindi vi consiglio una visita, ma non perdetevi invece il suo esterno. Camminando sulle parti esterne dell'Opera House vi potrete chiaramente rendere conto che è stata completamente lastricata con marmo bianco di Carrara, quindi vi lascio immaginare il valore complessivo di questa opera. Camminando per il centro della città vi consigliamo una visita al National Theatre, cioè il Teatro Nazionale di Oslo, e poi anche una visita al municipio. La sede del municipio è importantissima perché ogni anno qui viene consegnato il premio Nobel per la pace. Dopo aver visitato il centro ci siamo recati con un pullman sulla penisola di Bygdøy, dove c'è l'area museale. Io ci tenevo in particolar modo a visitare il museo delle navi viking, dove ci sono due navi viking conservate benissimo, oltre a varie altre suppellettili. Questo perché avevo appena finito di guardare la quarta stagione di Vikings. Per muoversi all'interno della città e per risparmiare anche un po' di soldini, potete tranquillamente fare un biglietto per i mezzi pubblici giornaliero, che con una cifra contenuta vi potrà permettere di prendere tutti i mezzi pubblici che volete nell'arco delle 24 ore. La cosa che ci ha stupito più di questa città e del nord in generale è l'estrema pulizia delle strade di ogni angolo di ogni città. Non troverete mai una cartaccia per terra. Il senso civico di questi popoli è veramente altissimo. Un altro posto che vi consigliamo di visitare, speriamo per voi non sotto questo diluvio come è capitato a noi, è il Frogner Park, che è sicuramente il parco più grande di tutta la città di Oslo, ed è importante perché al suo interno c'è il Vigeland Park con un sacco di statue di questo scultore norvegese famosissimo. Non è il massimo della allegria, però di sicuro vale una visita.
Ritornando verso il parcheggio dove abbiamo lasciato Goldie, ci fermiamo a visitare la zona del trampolino del salto con lo sci, sempre sulla collina di Holmenkollen. Qui tra l'altro c'è anche il museo dello sci, mi pare qualcosa di questo tipo. La cosa però anche interessante da vedere su questa collina è la chiesa di Holmenkollen, che sembra direttamente uscita da un video di un gruppo black metal. Dopo aver lasciato Oslo con un tempo da lupi, abbiamo dormito la sera stessa sul fiordo in un parcheggio completamente gratuito nella cittadina di Hamar. La cosa che personalmente ho amato di più del nostro viaggio in camper in Norvegia è il fatto che qui la natura è veramente di tutti. Ci si può fermare tranquillamente quasi in ogni luogo, ci si sente sicuri e ci si sente tranquilli perché si sa che nessuno vi segnalerà. L'importante è lasciare pulito quando si va via. Dopo aver lasciato Mara, abbiamo guidato tutto il giorno senza sosta verso nord, lungo la strada soprannominata la Scorciatoia Verde, che è praticamente la strada che da Oslo va a Trondheim. Lungo la strada, ad un certo punto, a nostra grande sorpresa, ci siamo imbattuti nella statua di un alce gigante che abbiamo letto essere alta tipo circa 10 metri e lunga 12, ed è stata installata su questa strada per sensibilizzare gli automobilisti in transito, dato che vengono investite veramente tante alci. Dopo aver guidato tutto il giorno, ci siamo fermati per la notte a Vikhammer, al Vikhammer Camping, che vi consigliamo perché è veramente un campeggio carino. Finalmente abbiamo potuto farci una doccia calda fatta bene, perché tra l'altro non ve l'abbiamo detto, ma il boiler praticamente non ci ha funzionato per tutto il viaggio. Quindi abbiamo potuto veramente fare poche docce calde nelle poche aree sosta in cui ci siamo fermati, dove c'era l'acqua calda. Anche il campeggio di Vikhammer, come la maggior parte dei campeggi che troverete in Norvegia, si trova sulle sponde del mare, quindi sul fiordo, ed è una bellissima sensazione svegliarsi al mattino e andare a fare una passeggiata in spiaggia per risvegliarsi e stare bene, iniziare bene la giornata. Questa è una delle cose, è uno dei ricordi più belli che ho di quel viaggio. Buongiorno amici! Siamo molto combattuti sul da farsi,
se proseguire ancora verso nord o stare qui e andare verso sud. Allora, a nord ci sono le isole Lofoten. A sud la Sicilia. A sud c'è un botto di altra roba. Non lo sappiamo. Abbiamo deciso di estrarre a sorte. Chi estrae io? Io. Il coniglio bianco. Cosa c'è scritto? Lofoten. Ragazzi, qua oggi c'è il sole. È tutta un'altra vita col sole, vero? Si sta benissimo. Lofoten. 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 Avete visto come abbiamo deciso di proseguire per il nostro viaggio in Norvegia? Ci siamo fidati alla sorte, hanno vinto le isole Lofoten o Lofoten, quindi seguiteci nei prossimi video per vedere come prosegue il viaggio. Mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!